Il Forum del Garda 2016, organizzato dal Rotary Rivano ed ospitato ieri sera al Dulac di Riva, ha offerto un'occasione rara e propositiva per capire cos'è il Garda oggi e cosa potrà essere nei prossimi decenni, anche grazie alla presenza di tutti gli assessori regionali e per noi quello provinciale al turismo e a molti interventi tra relatori e ospiti di chi il Garda lo conosce bene. Ma solo se la gente del Garda lo vorrà veramente, il sogno di portare il lago nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO si potrà realizzare. E al momento non tutte le condizioni sono maturate, ad iniziare proprio dall'interesse e dalla passione delle genti che abitano il Grande Lago. Abbiamo raccolto alcune interviste durante il convegno. Assessore Dalla Piccola, bisogna rafforzare l'unione fra le regioni che rappresentano il Lago di Garda. E apposta qui oggi noi siamo per ragionare col supporto della cultura, innanzitutto quella promossa dal Rotary e soprattutto poi con il supporto tecnico delle amministrazioni e delle professionalità che ci diano un indirizzo innanzitutto su quali siano i nostri punti di debolezza, ma poi ovviamente su che cosa si potrà basare questo nuovo grande progetto. Un progetto importante, il Garda, che può diventare patrimonio UNESCO. Un obiettivo difficile, ma comunque raggiungibile, secondo lei? Assolutamente sì, biosfera UNESCO, innanzitutto quello delle Alpi Ledrensi, è già un ottimo trampolino, il traino delle Dolomiti che sono state riconosciute e quindi una strada nota che abbiamo già percorso molte volte con ottime chance, grazie a un patrimonio naturalistico di portata direi internazionale. Il prossimo progetto è legato proprio al mondo turistico, sarà la ciclabile del Garda, anche quella è un progetto molto ambizioso. Certo che sì, ma della quale già sono state gettate solide basi, innanzitutto per un ragionamento con il governo nazionale e poi con l'aiuto dei fondi IODI di confine, insomma basi solide finanziarie, per ora di tipo progettuale, ma intorno alle quali sono in avanzato stato i ragionamenti progettuali. Assessore, l'unione fra le province che gestiscono e che hanno il Lago di Garda è ormai fondamentale. Ah, direi proprio di sì, dobbiamo ragionare ormai come Lago di Garda, entità unica, soprattutto a livello promozionale. Giustamente il turista quando viene in questo territorio non capisce bene la differenza tra Veneto, tra Trentino e Lombardia, sa benissimo di trovarsi nel Lago di Garda. Quindi sta a noi a livello politico, istituzionale, ma soprattutto anche a livello di operatori turistici, non coltivare determinate gelosie, ma lavorare insieme per promuovere tutto il territorio, sia per la sponda del Lago di Garda, sia anche il territorio che sta dietro al Lago di Garda, quindi tutto ciò che si va a compenetrare con i prodotti tipici del territorio, siano essi trentini, veneti o lombardi. Due progetti importanti, il Garda Patrimonio UNESCO e la famosa ciclabile. Due progetti che comunque saranno fondamentali per un ulteriore sviluppo turistico. Beh sì, innanzitutto per diventare sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO significa anche fare un salto culturale. Un salto culturale che tutti e tre questi territori, le tre regioni, diciamo, di questo territorio devono fare, lo devono fare gli abitanti, i cittadini, perché significa puntare su una sostenibilità ambientale, non soltanto dal punto di vista turistico, ma anche, perché no, dal punto di vista agricolo e anche dell'impatto che lo stesso cittadino ha nel lago. Soltanto così si può puntare a far riconoscere questo territorio come patrimonio dell'umanità. È un lavoro che non è semplice, in Veneto lo abbiamo per parte nostra già cominciato, penso alle Dolomiti, o lo stiamo facendo ora per le colline del Trevigiano, le cosiddette colline del Prosecco, però è un lavoro impegnativo che appunto deve essere prima di tutto un salto culturale. L'importanza di fare territorio sul Lago di Garda. Ma sicuramente c'è una consapevolezza sul Garda, che è una realtà unica, unita dal punto di vista geografico, dal punto di vista dell'offerta turistica, che
che richiede quindi di essere affrontate in modo unitario. È stato un percorso lungo, però si è riusciti a creare tre consorzi che raggruppano tutti gli enti pubblici e tutte le realtà private. Si è riusciti a fare di questi tre consorzi una realtà unica che si chiama appunto Garda Unico. Io credo che questo sia una grande conquista, innanzitutto perché i turisti colgono il Garda come una realtà unica, non vedono certo quali sono i confini, non distinguono una regione dall'altra, ma poi perché per arrivare sui mercati in cui siamo forti e in cui vogliamo rafforzarci, per trovare turisti nei mercati emergenti c'è bisogno di una grande forza, di una dimensione significativa, di risorse importanti, e questo si può fare solo se ci si va insieme. Ecco, io credo che questo dà alla Garda la forza per diventare ancora più importante. È già la terza destinazione turistica d'Italia, io credo che possa diventare presto anche la prima, anche perché ha una grande varietà, ha un'offerta interessante, e io credo che possa diventare anche un punto in cui si può stare anche a lungo per visitare poi tutte le mete più interessanti del nord e alcune anche del centro Italia. Insomma, mi pare che le condizioni ci siano. Certo, bisogna rafforzare la collaborazione che tra le tre regioni, la Lombardia, il Veneto e la provincia autonoma di Trento, è già molto forte, noi assessori ci ritroviamo frequentemente. Bisogna risolvere alcuni problemi infrastrutturali, rendere agevole l'accesso stradale, risolvendo il problema dell'arrivo dall'autostrada del Brennero e quello delle gallerie a nord di Garniano. Bisogna completare il percorso ciclabile, bisogna rendere più funzionale la navigazione, bisogna tutelare l'acqua. Ecco, io credo che su tutte queste partite noi siamo presenti, abbiamo avuto impegni importanti sulla viabilità con risorse che arriveranno entro i prossimi 2-3 anni. Stiamo lavorando intensamente per completare l'anello ciclabile, si sta progettando anche la realizzazione del nuovo depuratore, del nuovo collettore. Insomma, è una realtà in grande movimento, una realtà in cui il turismo può diventare sempre più importante. Rimane una questione decisiva, che è quella dell'educazione, della formazione, della capacità di essere accoglienti, che ha una premessa, quella di essere consapevoli che gli altri, quelli che vengono a trovarci, sono un bene per noi, anche solo in termini di relazione e poi anche in termini di ricchezza e di lavoro che producono. Ecco, io credo che se lavoriamo su questi fronti potremo fare un grande percorso e crescere ulteriormente. Per il Trentino il Garda è un brand molto importante nel settore turistico. Beh, direi che è uno dei marchi e una delle destinazioni turistiche più importanti a livello europeo, per i suoi numeri, per la sua riconoscibilità, credo anche per i tanti prodotti che contraddistinguono ormai questa destinazione. Noi ovviamente riconosciamo e siamo orgogliosi soprattutto dei prodotti del Garda Trentino, e quindi pensiamo alla vacanza attiva innanzitutto, però se guardiamo l'intero lago di Garda vediamo, come dicevo prima, una serie di prodotti che vanno quasi a completare i desiderata di tante persone. Difatti vediamo che ogni anno l'affluenza sta crescendo da mercati anche sempre più lontani. Questo credo vada a merito, insomma, di uno sforzo collettivo, privato innanzitutto, ma anche pubblico, di tutti questi anni. Al punto che forse la sfida non è più sui numeri per gli anni prossimi, ma è proprio sul cercare di portare sul lago una clientela disposta anche ad investire qualcosa in più, proprio perché capace di apprezzare alcuni aspetti di questo lago di oggi, di politiche ambientali, di politiche legate alla mobilità, di politiche legate anche all'accoglienza, che sempre più dovranno andare in questa direzione. Ecco, io spero e auspico che, guardandoci magari tra 10 anni, tutto questo ci abbia portato, ripeto, ad una situazione ancora migliore, ma questo lo possiamo fare solo perché si è lavorato bene in tutti gli anni passati.